quanti, perché sei bravo quanti! Grazie.
Libertà, che abbia fatto un testo critico dedicato a Glenda, essere venuta presto, averci aiutato con il buffet e tutte le altre cose, mi ha anche dato una mano a trovare l'artista che vestisse le ragazze, mi ha aiutato, mi ha assistito un po' in tutto, quindi grazie a Roberta anche per questo. Allora, Jerry Somoza, Roma, New York. Ogni abito, come ogni collana e ogni collage, è un pezzo unico, disegnato e realizzato con materiali di riciclo a Roma. L'imperfezione è parte fondante del lavoro di Jerry Somoza, nome d'arte, con cui Manuela De Gennaris, Roma 1966, critica fotografica, giornalista e curatrice indipendente, firma i suoi lavori di fashion design, moda, accessori, gioielli e collane. La linea di collane Panic Lake è stata presentata in anteprima del fashion store Antique Kimono di Roma. È nata nel 2015-2016, è nata la linea degli abiti femminili di Sud. Nello stesso anno si è aggiunta una nuova linea di gonne e skirt che, come gli abiti, vede l'impiego di tessuti riciclati in cotone, provenienti da shopping bag, di varie manifestazioni artistiche e culturali internazionali, insieme a campionari di tessuti da credo e altri scampoli di tessuti. Thank you.
Della sfilata non abbiamo fatto, quando ci sono le grandi sfilate con le aule che si mette così e tutte le altre con la mano sopra. Al mio tre. Chi sono le Pink Butterfly? Chi è, cos'è, cosa sono le Cavalli Rose, l'associazione, ma è questo punto. Buonasera a tutti, è un grande onore parlare dopo questa esperienza unica, molto emozionante, condividere questa sfilata con le mie compagne di squadra, le mie compagne di vita, è una grandissima emozione. Le Pagaglie Rosa sono un'associazione, un onlus, che nasce, diciamo, come sostegno, come supporto per le donne che hanno affrontato un tumore al seno, sia quelle che hanno già superato la cosa che quelle che stanno ancora combattendo. E innanzitutto il supporto avviene sotto forma fisica, perché tutte pratichiamo l'attività del Dragon Boat, ovvero è una cosa simile al canottaggio. C'è una grande barca, tipo una canoa con 10 file, e su ogni fila siamo in due e veniamo da un lato con una bagaglia come quella che ci ha mostrato prima Barbara. Ed è uno sport che è correlato al tumore al seno innanzitutto perché favorisce la circolazione della linfa nel braccio, perché spesso associato all'asportazione del tumore al seno vengono asportati anche i linfonodi, e quindi è molto più facile evitare che il braccio si gonfi attraverso un movimento circolare di questo tipo. E si fa squadra, si condivide un'esperienza, che sia quella di andare tutte insieme in barca o che sia quella di parlare, di avere un punto di confronto, qualcuno con cui condividere le proprie esperienze. Nel mio caso è stato particolare, io ho dovuto affrontare questa malattia quando avevo 20 anni e un'amica mi ha consigliato di... parte, mi ha consigliato di andare. Io inizialmente ero abbastanza esitante, si trattava di un'attività per me nuova, si trattava di un gruppo di persone che non conoscevo, anche di una fascia d'età diversa dalla mia, ma sono stata in grado di fornirmi il supporto che anche mia mamma non era in grado di darmi, non sapeva che cosa stava affrontando, invece potevo consultarmi con loro, con le mie compagne di squadra per quanto riguardava i farmaci, il cambiamento del mio corpo, tutte le esperienze che stavo affrontando. E sono state per me come delle zie, come delle sorelle, ed è stato importantissimo. E credo che sia anche questo lo scopo che noi cerchiamo di portare avanti, quello di aiutarci, cerchiamo continuamente di coinvolgere nella nostra attività delle nuove persone. Purtroppo questo vuol dire anche doverne salutare alcune, perché purtroppo si tratta di una malattia che si ripresenta, che può portarci via nel momento in cui meno ce l'aspettiamo, ma insieme credo che siamo in grado di affrontare anche il dolore e di cercare di essere vicini alle famiglie delle persone. Abbastanza umile, nel senso che non vi ha detto che cosa hanno vinto, cosa continuano a vincere.
vincere le vocali rosa, perché il 22 e il 23 settembre, 23. 23 settembre a Bari, nuovamente prime classificate nella loro specialità e nel loro sport. Quali altri premi avete vinto? Come sono andate le cose? Capiamo. E questo mi fa meglio rivolgersi a Barbara. Se ce la fai? Siamo, allora, lo scorso anno abbiamo partecipato anche ai mondiali di Venezia e abbiamo vinto, siamo state parecchie volte sul podio. E poi è sempre comunque bello rimare insieme, perché come diceva Claudia siamo tutte sulla stessa barca e quindi medaglia d'oro, d'argento, comunque noi abbiamo già vinto. Però ci piace anche vincere